Alla Catalla! Buongiorno, 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 buongiorno a tutti, buongiorno anche a Tony Etna che oggi. Oh, Tony, ma ti vedo più magro! Complimenti! Sì, è più magro di 200 grammi, 250, è vero o no? 250 sono grammi. Contento, sono contento per questa cosa. Già si comincia anche qui dentro a respirare oggi aria di sport, aria di calcio, aria di mondiali. La nostra nazionale è già partita, pronta e tutto è. Parte stasera. Ah, ecco, allora aspetta, la rifaccio questa. La nostra nazionale è pronta per partire. Esatto. Questa sera partirà per il mondiale e noi siamo veramente contenti di tutto ciò, ma soprattutto non stiamo più nella pelle. Io proprio sto fremendo. Guarda, senti, sto fremendo. So che sei anche felice perché finalmente il neonato sottratto è stato, ospedale è stato ritrovato. Sono contento, è stato ritrovato. Sì. Davvero. Com'era la salsiccia di Nino D'Araganna? Un po' pepata, devo dire, un po' pepata. Buona, sì. Però un po' pepata. Sì. A me piace, voglio dire, non è che mi dispiace, però era un po' troppo pepata. Un po' pepata. Li salutiamo tutta la razza di Nino D'Araganna. Salutiamo tutti quanti. Salutiamo anche Tony Etra che questa mattina ha avuto il coraggio di presentarsi al citofono. Antonio. Sono Antonio De Luca. Antonio De Luca, cazzo, scusa. Cioè, c'era lui davanti. Tony Etra, no? Noi siamo arrivati al punto che se viene uno e si presenta col nome e cognome noi gli apriamo, certo. E ci preoccupiamo. Invece se viene uno che si fa chiamare Tony Etna ce l'abbiamo alla porta, cioè è normale questo. Devo dirti, no? La verità, questa mattina per esempio mi ha mandato un'email tale Antonio, non mi ricordo il cognome, De Luca, un altro. E ho detto che c'è questo? È Nino D'Araganna. Ah, ecco, l'hai visto. Solo che mandandomi l'email chiaramente usciva nome e cognome. Ma chi è questo? Giustamente, qua? Giustamente. Nino D'Araganna. L'argomento di oggi è: quali sono secondo voi l'invenzione più utile e quella più inutile? Ma parliamo proprio di invenzioni esistenti al mondo. Per esempio, che ne so, c'è qualcuno che sostiene che internet sia l'invenzione più utile, o il telefono, o che ne so, ancora meglio il cellulare, che è un'invenzione ancora più utile, a quanto pare a volte no, però spesso sì. E c'è anche giustamente chi a livello mondiale, per esempio, ritiene che l'invenzione migliore sia avvenuta all'incirca verso il 1460, adesso non ricordo esattamente quando, ovvero sto parlando della stampa, cioè dei caratteri di stampa e della stampa, che è stata un'invenzione talmente tanto innovativa allora che ha permesso ovviamente di poter stampare le cose finalmente, di non scriverle più a mano e quindi di diffondere notizie, ma anche e soprattutto di dare il via all'illuminismo che sarebbe arrivato poi dopo. E insomma, la stampa è stata, da parte di Gutenberg che l'ha inventata, pare l'invenzione più importante al mondo, così dicono. Ma secondo voi qual è la più importante, ma soprattutto qual è la più inutile? Per esempio, i miracani mandano un giro all'icca. Per esempio, un amico mio una volta mi disse: secondo me le invenzioni più importanti sono state il cambio della Vespa, la Coca-Cola e i blue jeans. Hai capito? Sono Simone, secondo me è più utile il computer, il meno utile la lampada a lava, cioè la famosa lavalampa, che sarebbe una specie di missile con l'olio dentro, con una specie di barre colorate, sì. Cacchiano e scinno, non si capisce che cosa è, che cosa serve soprattutto. Quando devi andarla a comprare, che scusi, lavalamp. L'invenzione più bella è il preservativo, che evita quotidianamente malattie e spiacevoli sorprese. Un saluto da Andrea e Livio il depresso. Bene. Che sicuramente non l'avrà usato, per cui per è il depresso. Secondo me l'invenzione migliore è l'aspirapolvere silenziosa, così finalmente potrò dormire in santa pace senza che mia mamma ci rompe da milli. Ci potete dire a mio cognato Nino che l'invenzione bella è Utelepass, che l'altro giorno stavamo smondando la macchina per trovare i soldi spicci. Tanti saluti da Leo Modellismo. E poi dice: mi trovo in difficoltà perché al momento non so quale minchia da sparare. Però pensate un po' a come sarebbe stata alla Catalla senza l'invenzione degli SMS. Eh beh, effettivamente, e sarebbe non soltanto stata con alla le dediche come una volta, secondo me. Non soltanto alla Catalla, gli SMS sono serviti per tante altre cose. Per esempio, mi vengono in mente i telecontrolli, che ti danno la possibilità tramite un SMS di monitorare, che ne so, per esempio alcune centrali elettriche. Per esempio. Ma anche noi, per esempio, qui alla radio abbiamo le nostre apparecchiature protette, tutelate 24 ore su 24 con un sistema di SMS. Che vuol dire che se fottono un computer ti arriva l'SMS, se spascia una cosa, come? Sì, sì, cioè, se va in tilt qualcosa, se c'è un problema tecnico. Ti arriva un SMS e ti
dice qual è il problema, tra l'altro. Poi, ciao, l'invenzione più inutile è stato l'autovelox, la patente a punti. Anche siamo supermercato, che poi che tareano, non siete deviati. Invece, buona è stata la TV satellitare e le ricci trasmittenti. Saluti, Igor. Poi, ciao ragazzi, sono Lucia del San Giorgio, la più utile è il fuoco e il ghiaccio. Il primo per arrostirmi il cavallo che mi ha mollato un morso e il secondo a quelli che ancora ti ancora metto per il dolore. Hai capito? Poverino, però. Poverina, veramente. Cioè, Lucia, Matteo, cosa ci porta a poco cavallo, però, scusa. Cioè, vabbè, si rese un mozzo con ira sul rustico, capisci? Vabbè. L'invenzione più grande è la morte, altrimenti ci pensate quando io ero a sto mondo? Scherzo, l'invenzione più grande è la vita. Ivan. Ti immagini? Effettivamente. Tu questa è una cosa che pensavo anch'io da bambino. Dicevo, meno male che la gente muore, cioè, era una cosa terribile, però era solo zawanderomo, no? Ciao Peppe Fabio, l'invenzione più utile è il vaccino, l'invenzione inutile è la forchetta che arrotola da solo gli spaghetti. E infatti, ne abbiamo parlato all'inizio. Uh-huh. Mia madre, la signora Serena di Via Grande, dice l'ascensore, perché è con questo mestiere che mio padre ci ha accampato. Dani da Messina, poi devo dire che è anche veramente un'invenzione molto utile. Sono tutti utili le cose che l'uomo ha scoperto nel corso della storia. Tra queste, per esempio, una droga, la morfina, uh-huh, fondamentale per le sofferenze atroci. E ha ragione Lucia da Paternò. Infatti, proprio per quella era stata sintetizzata la morfina. Ciao Pompiati, sono Angelone, marino del Ragan, fa ancora se si sa che funge Poccini. Non lo so, dobbiamo chiedere. Non è che ora non altro, sappiamo tutto quello che fa il Nino del Ragan, no, giusto? No. Ringraziamo tutti quelli che ci hanno ascoltato in silenzio. Grazie. Ma soprattutto quelli che hanno interagito con noi. Oggi abbiamo parlato di scoperte e di invenzioni utili o meno utili o addirittura inutili. Grazie a quelli che hanno scritto un messaggio, anche a quelli che partecipano semplicemente ascoltandoci e diffondendo il verbo di Alla Catalla. Beh, le loro conoscenze e i loro amici. Bene. Grazie a Fabio Formosa che come ogni giorno è insieme a me per queste due ore e mezza di allegria. Ma grazie a te per l'allegria che mi trasmetti. E poi grazie insomma a tutti. Tutti. Salutiamo anche i nostri colleghi di altre radio che ci ascoltano. Bene. Quando finiscono il loro programma. E mi fa salutiamo piacere anche loro. Ciao. Ciao Giuseppe. Appuntamento a domani. Ciao Alla Catalla. Alla Catalla a tutti. Mi piace Alla Catalla, ma scudo Alla Catalla, vince per qua Alla Catalla, Alla Catalla!